eccoci qui, siamo a Trento presso lo studio del dottor Pedrotti. Dottor Pedrotti che lavora in chirurgia implantare ovviamente, sì. Ma che ha già esperienze in chirurgia computer guidata. Sì. Se magari ci può parlare brevemente delle sue esperienze. Ho utilizzato vari sistemi di chirurgia computer guidata, e peraltro uno dei quali tu conosci benissimo. E li utilizzo ormai da qualche anno, ho trovato i sistemi molto validi e trovo che migliorino molto le possibilità che abbiamo di essere molto più confortevoli per il paziente. Hanno dei limiti, il limite forse più grosso è l'ingombro che c'è in bocca in alcuni casi con questi sistemi. E questa è la mia esperienza, diciamo che parte nel 2011 circa con la chirurgia computer guidata, forse anche un po' prima, e a oggi utilizzo un po' tutti i sistemi più conosciuti, diciamo che li ho già utilizzati, non ne ho utilizzato uno solo. Per cui se devo vedere, ho visto Navident già dal 2014, lo stavo un po' seguendo, ho saputo quando è arrivato in Europa, fatto sta che noi ci conoscevamo già da prima e mi hai contattato per questo motivo. Perfetto. Senti, noi oggi abbiamo lavorato qui, adesso siamo nel tuo studio, certo, sì, nel tuo studio in due aspetti che sono legati alla costruzione di uno stent radiologico, certo, e anche un'esperienza di navigazione dinamica su modello. Sulla base dell'attività di formazione che abbiamo fatto, qual è la tua esperienza, quali sono le tue impressioni e cosa puoi condividere con i tuoi colleghi che ci stanno vedendo? Certo, certo. Allora, la prima cosa da dire è chi conosce il software di pianificazione per la chirurgia computer guidata è molto avvantaggiato nel capire velocemente il Navident, perché bene o male le funzioni sono quelle e gli step sono quelli. E abbiamo discusso un po' vedendo io questo sistema per la prima volta in maniera per poterlo toccare, e abbiamo provato la simulazione del posizionamento della presa nella maniera corretta nei tre assi dello spazio, e trovo che farlo su un modello è molto più difficile che poi farlo nel reale. Perché? Perché una volta che nel reale abbiamo l'appoggio avremo sicuramente molta più possibilità di guidarci anche rispetto alla nostra esperienza personale che non è su modello ma è su reale. E quindi le aspettative diciamo che sono legate a questa cosa. Ho visto che manovrando il sistema, tenendo il modello fermo, si capisce abbastanza velocemente qual è il movimento avanti, dietro, destra, sinistra che posta alla base della centratura della presa sulla linea di drillaggio che poi dovremmo avere. Benissimo. Ecco, per quanto riguarda invece la costruzione dello stent radiologico, che è una fase critica, no? In tutto il costruzione dello stent radiologico, che esperienza hai avuto? Io ho la fortuna di lavorare con materiali termoplastici, ce l'ho per una questione di, diciamo così, equilibrio funzionale del corpo, quindi lavorare un materiale termoplastico come lo stent non l'ho trovato difficile. Sul paziente ritengo che sia sempre più facile sul modello, perché riusciamo ad avere più controllo della forza, è fermo, poi abbiamo due mani, mentre sul modello con una devi tenere fermo, con l'altra devi lavorare. Però ho trovato che il sistema sia molto intuitivo, molto facile, molto semplice, ci vuole dell'acqua calda, dell'acqua fredda e alla fine il materiale termoplastico lo modelli nella maniera che decidi tu clinico che ti serva, e questo avverrà con l'esperienza come tutte le cose. Poi abbiamo visto subito che lo stent invece che tagliarlo forse si può forare in alcuni casi per migliorare alcune caratteristiche, però queste vedremo domani che cosa decidiamo di fare. Perché infatti domani noi abbiamo, anzi hai due chirurgie, yes, abbiamo scelto di fare due chirurgie con che me. Tipo di aspettativa hai delle due chirurgie rispetto all'esperienza che già hai fatto un nuovo importante sulla guidata? Yes. Quali queste saranno le differenze?
tra la chirurgia guidata statica, cioè chiamiamola statica, e quella che andrai a fare domani, che sarà dinamica. Una chirurgia, diciamo, vincolata e una chirurgia non vincolata, possiamo anche dire, no? Allora, primo, ho la visione diretta di quello che faccio. Assolutamente, cosa che sotto le guide chirurgiche, anche dopo anni di esperienza, quando vedi sparire una presa da 2,5 cm, dici: accidenti, speriamo che la prima sia al posto giusto. E quindi questa è la prima cosa. E seconda cosa, uno dei due casi che ho scelto domani, l'ho scelto perché la paziente ha effettivamente un'apertura che con la guida chirurgica deve dovuto scegliere una soluzione come entrata laterale, quindi boccole aperte e tutta la problematica, diciamo, conseguenziale a questa cosa. E quindi mi aspetto di poter fare la chirurgia senza essere troppo invadente nei confronti del paziente. La cosa che sicuramente domani troverò difficoltosa sarà questo primo approccio a non guardare in bocca al paziente, ma a guardare il video. Questa cosa credo che sarà il passo più difficile. Poi, insomma, ci siamo tenuti nel limite della sicurezza. Sono due casi che, se non abbiamo una guida, non necessariamente non li facciamo, cioè possiamo fare una tecnica classica, aprire un lembo. Sì, è previsto che ci dovrà essere domani, potrà gestire, ma comunque la sicurezza di poterlo gestire anche il finire del caso. Benissimo, io ti ringrazio di questa intervista. Noi chiaramente abbiamo un appuntamento domani a chiusura dei due interventi per avere a caldo un'impressione, no, su quella parte di navigazione computer qui da sulla dinamica. Assolutamente, ringrazierò mai, ripeto. Grazie. Allora, Paolo, due interventi di chirurgia columnare, di cui entrambi sul terzo quadrante. Stato, diciamo, dei pazienti e un impianto sul quarto, diciamo, del secondo paziente. Qual è la tua esperienza a livello di operatività legata al lavoro di un destrorso sul terzo quadrante? Allora, se parliamo dell'operatività di un destrorso sul terzo quadrante, e ci limitiamo a questo, trovo che a causa della poca esperienza che io ancora ho, che il fiduciario e il sistema, quindi il principale di riferimento tra la, diciamo così, la base ossea che devo andare ad operare e il sistema di riferimento, quindi il fiduciario, ci impongono delle posizioni di lavoro un po' particolari, difficoltose, associate alla difficoltà c'è sicuramente nella curva di apprendimento di un certo tipo di operatività, quindi guardando il video, non guardando il paziente, rendendosi conto magari di quante volte abbiamo posizionato impianti in angolazioni diverse da quelle che avremmo voluto perché guardavamo in bocca e non guardavamo il video. E quindi di questo ci si rende conto immediatamente. Ci siamo resi conto che forse con l'esperienza la posizione del fiduciario sempre dritta in centro, sia inferiore che superiore, non è la posizione migliore per il destrimane o per il mancino. Cambierà a seconda di dove sarà l'intervento da eseguire, quanto sarà ampio l'intervento, come apre la bocca al paziente, e queste sono tutte le cose che poi avevamo fatto anche l'esperienza con la chirurgia guidata. All'inizio magari pensavamo che possiamo far tutto, poi ci siamo resi conto dei limiti che avevamo. E credo che questo sistema abbia dei indubbi vantaggi, sicuramente degli indubbi vantaggi per quel che riguarda velocità, possibilità di interazione col paziente, possibilità di avere un campo operatorio libero, fondamentale, perché se decidiamo di passare da chirurgia navigata a chirurgia classica lo possiamo fare in un attimo. Con le guide chirurgiche magari dovevamo smontare le guide e fare cose più complesse. E trovo che sia molto buona il controllo che puoi avere, assolutamente, e ho trovato appunto un po' così ingombrante il sistema all'esterno, nel senso che quando devi andare a lavorare sul terzo quadrante
probabilmente la mia abitudine è di entrare in un certo modo e magari qualcuno di qua entrare in un altro modo, per cui il fiduciario perfettamente anteriore sta anche bene. In quel caso il suggerimento qual è? Quello di spostare il fiduciario su un lato opposto? E il suggerimento è quello di avvalersi di persone che insomma possano riuscire a capire quale può essere il nostro, diciamo, la nostra limitazione nell'approcciare quella posizione, quell'impianto messo in quella posizione, perché abbiamo visto che magari nel caso che abbiamo affrontato un'inclinazione del manipolo in una certa maniera non ci era possibile. Perché? Perché il fiduciario che andava ad abbracciare i denti sulla emiarcata opposta, che era un po' alto per renderlo rigido, andava a limitare la possibilità di inclinare il manipolo in questa direzione, quindi abbassarlo e inclinare la presa nella giusta direzione dell'impianto. Conoscendo questi problemi, uno può, diciamo così, immaginare di impostare il lavoro diversamente e quindi trovarsi più comodo poi nella fase chirurgica. Certo. Perché abbiamo visto che non possiamo neanche permetterci di andare a fare forze sui tessuti molli del paziente, se il tessuto molle del paziente ci muore il fiduciario. Certo. E quindi dobbiamo essere in grado di gestire queste cose. Ma questo sarà un percorso che andrà fatto con l'esperienza e avvalendosi dei professionisti che sono in grado di spiegare queste cose. Paolo, grazie per l'esperienza. Io ringrazio tantissimo te e Navident di aver fatto questa esperienza. Ritengo che il sistema sia molto interessante. Abbiamo visto, se vuoi, anche per come vedo io questo tipo di cose, quali possono essere alcuni punti che potrebbero essere sviluppati. E questo poi ci penserete, insomma, con i vari professionisti che si occupano di questo, ci penseremo se sarà il caso, volete dire che assieme a Marica per possibili sviluppi di questi sistemi assolutamente. Grazie mille e buon lavoro.